Buonasera a tutti amici di Le Fonti TV, Fat Talks in diretta live come ogni mese per seguire il board, o meglio la conferenza stampa della Federal Reserve. Dopo 2 giorni di riunione del direttivo parlerà Jerome Powell. Come sempre seguiremo tutti gli step, questa prima mezz'oretta, insomma le attese che sono quelle che sono circolate negli scorsi giorni e che abbiamo già avuto modo di discutere già da settimane in realtà, perché è vero che le riunioni delle banche centrali sono sempre attese, queste ancora di più perché siamo a un punto di svolta secondo la maggior parte degli analisti. Adesso faremo anche un po' di riassunto, però appunto seguiremo tutti gli step, le attese, la lettura del comunicato alle 20 e poi naturalmente la conferenza di Jerome Powell. Sarà interessante vedere soprattutto come Jerome Powell, come sempre, si porrà parlando ai giornalisti e naturalmente a tutti gli investitori. Perché questa riunione è non più importante delle altre, perché sarebbe scorretto dirlo in questo modo, però sicuramente perché ci attendiamo, gli analisti si attendono un rialzo dei tassi di interesse, quindi un proseguo in quella che è una politica monetaria restrittiva della Fed, ma con un po' più di cautela, cioè 25 punti base dopo i rialzi invece un po' più aggressivi precedenti. Questo perché? Perché l'inflazione in America si è un po' è diventata più fredda, quindi si è calmata la corsa all'inflazione, si è calmata e quindi questo potrebbe, dovrebbe convincere la Fed a rallentare appunto il rialzo dei tassi di interesse. Questo anche per cercare di equilibrare l'economia americana, che comunque sta reggendo, anche se ci sono delle letture diverse rispetto al futuro economico, e naturalmente mi riferisco all'economia reale. Ci sono dei dati, se vogliamo, anche un po' contrastanti. Il dato più importante della settimana arriverà venerdì, in realtà dopo questa riunione della Federal Reserve, quando avremo la lettura del mercato del lavoro americano, anche se oggi è stato pubblicato il dato invece relativo alle buste paga private statunitensi, che sono aumentate molto meno del previsto. Questo cosa lascia intendere? Un certo raffreddamento dei livelli occupazionali, quindi sarà proprio interessante confrontare anche i dati di venerdì, che restano sempre quelli più importanti. Giusto per fare un riepilogo dei dati appunto che sono stati pubblicati oggi, l'occupazione privata è aumentata di 106.000 posti di lavoro il mese scorso, secondo il report ADP sull'occupazione, rispetto ai 253.000 di dicembre, rivisti in rialzo dai 235.000 che erano stati precedentemente riportati. Le attese degli economisti che erano stati intervistati avevano previsto un aumento dei posti di lavoro privati di 178.000 unità. Comunque, la direzione non è univoca, quindi è una scelta dettata dall'incertezza, quella che evidentemente ascolteremo tra poco, con la decisione comunque di proseguire naturalmente con il rialzo dei tassi di interesse, perché l'inflazione è ancora fuori controllo rispetto a quello che è il target stabilito dalle banche centrali. Allora, intanto, oggi cosa è accaduto sui mercati? È stata una seduta sicuramente cauta per l'Europa in attesa della Fed, e ricordiamo che peraltro questa settimana c'è non un doppio appuntamento ma un triplo appuntamento. Domani anche la Banca Centrale Europea, situazione diversa in Europa, ma insomma andrà a definire quello che saranno i prossimi passaggi della politica monetaria europea. Poi ci sarà anche la Bank of England, che ricordiamo è stata la prima banca centrale a procedere con il rialzo dei tassi. Stiamo vedendo la chiusura dell'Italia che ha chiuso in territorio positivo più 0,39. L'andamento delle borse europee oggi è stato cauto, come dicevamo poco fa. Come vedete anche una chiusura mista, il CAC di Parigi ha chiuso in territorio negativo, meno 0,07. Il DAX di Francoforte ha chiuso in territorio positivo, più 0,35, il FTSE 100 invece in territorio negativo, meno 0,14, e rimane l'IBEX di Madrid. Eccolo qui, segnale verde per la borsa spagnola, 0,71%. Che cosa sta succedendo in America? Ovviamente è più importante vedere come gli indici americani stanno reagendo, in attesa di sapere la decisione, di avere conferma, perché poi le attese sono per 25 punti base. L'S&P 500 è in ribasso dello 0,42, sono in negativo i listini americani in attesa appunto delle decisioni della Fed. Il Dow Jones cede lo 0,90 in questo momento, e il Nasdaq lo 0,15%, quindi appunto territorio negativo anche per i listini americani, che attendono cautamente.
Le parole di Jerome Powell. Andiamo a vedere anche altri indicatori e poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti. L'euro-dollaro che andremo a monitorare naturalmente come sempre facciamo durante la conferenza e soprattutto con la lettura del comunicato. Vediamo l'euro che avanza nei confronti del dollaro, 0,47 in progresso, 1,0914. Anche qui insomma il tema del dollaro che è stato per tanto tempo un super dollaro e ha visto insomma la valuta americana costituire un bene rifugio. Che cosa succederà prossimamente proprio con questi cambiamenti anche portati dalla politica monetaria di tutte le banche centrali per il controllo dell'inflazione? E parleremo proprio con un ospite specializzato in valute, lo facciamo sempre, insomma. Allora, saluto anche Francesco in regia. Noi siamo in diretta live sia sul nostro sito lefonti.tv, ma anche sulla nostra piattaforma. Sulle nostre piattaforme social, quindi Facebook, YouTube, LinkedIn, potrete scriverci se siete comodi sulla nostra live chat di YouTube, leggeremo i vostri messaggi e anche sul nostro WhatsApp, eccolo qui che è apparso. Leggeremo i messaggi soprattutto mentre attendiamo la lettura del comunicato. E quindi regia, quando vogliamo chiamare il primo ospite, cominciamo a capire anche cosa si respira dall'America, perché ci collegheremo tra poco con Peter Cardillo e quindi il sentore vero, reale, non solo di quello che ci arriva attraverso appunto le notizie che leggiamo. Stiamo chiamando Peter Cardillo, assolutamente. Intanto facciamo così, andiamo a vedere ancora sui nostri grafici. Allora facciamo così: intanto i tassi di interesse per vedere un po' i rendimenti, perché anche questo verrà monitorato durante la conferenza. Allora, lo spread, partiamo dal differenziale tra BTP e Bund che è a 198 punti base, meno 1,15, e poi vediamo i vari rendimenti, poi siamo pronti con l'ospite. Il rendimento del decennale italiano è pari al 4,26 meno 0,30%, il treasury americano 3,47 di rendimento meno 1,14, il decennale tedesco rende 2,28 con un rialzo dello 0,44 e il decennale della Gran Bretagna 3,29 con un meno 1,23. Poi naturalmente seguiremo ancora. Intanto posizioniamoci sull'euro-dollaro, anche se poi ci muoveremo a seconda degli interventi degli ospiti. Peter Cardillo, buonasera, benvenuto sulle Fonti TV, grazie per essere con noi. Allora, io non sento Peter, adesso sistemiamo l'audio, non so se invece si sente per i nostri amici. Peter, ovviamente con te noi facciamo sempre anche la parte dedicata alle attese, ma aspettiamo insieme il comunicato che verrà pubblicato alle 20 per andare a dare un'indicazione generale prima delle parole di Jerome Powell. Allora, le attese ci parlano di un rialzo di 25 punti base. Cosa mi dici tu? Sei per questo rialzo o per un rialzo più aggressivo? Ma io penso che è possibile che vediamo un rialzo di 50 punti basi. Certamente il mercato ha già scontato un quarto di punto. Io dico questo perché probabilmente dovrebbero aumentare di mezzo punto, nel comunicato ci sarà qualche indizio che probabilmente nel mese di marzo sarà l'ultimo rialzo e quindi porta a termine, diciamo, la campagna restrittiva, quindi io mi baso su quello. Certamente il mercato pensa diversamente. Certo che ho un quarto o mezzo punto, quello che conta è il linguaggio, certamente le parole di Paolo durante la conferenza stampa. E Certo. quindi quello, diciamo, sarà molto importante. Ripeto, un linguaggio che mostra che la Fed cambia direzione, cioè nel senso che diventa più colombo, sarebbe positivo per il mercato. Quindi un quarto, mezzo punto di rialzo, secondo me, non è importante. Certo, se dovessero aumentare di mezzo punto senza dare nessuna indicazione che sono pronti, diciamo, per terminare la campagna contro l'inflazione, è ovvio che il mercato sarebbe
in forte calo anche il Certo. mercato obbligazionario. Ecco, a proposito dei mercati, io chiedo alla regia di mettere in evidenza il secondo titolo che contiene un'altra domanda. Intanto, vabbè, la prima ci chiediamo se la stretta monetaria sarà più colomba e dopo ci torniamo sulla tua, tra virgolette, previsione della possibilità che potrebbe essere di 50 punti base. Mercati nervosi, sono stati troppo ottimisti. Abbiamo visto effettivamente in questa prima parte dell'anno, Peter, dei mercati che rispetto a come è stato l'andamento del 2022 hanno cominciato essere più tonici. In realtà, in questi ultimi giorni, invece, appunto, si sono mostrati un po' nervosi. C'è stato troppo ottimismo all'inizio dell'anno. Che cosa No, io consideri penso tu? ci sono stati due fattori. Innanzitutto c'è stato l'effetto gennaio. Normalmente durante il mese di gennaio il mercato normalmente è positivo, anche perché diciamo, se guardiamo alle società di medie, normalmente anche quelli micro verso la fine dell'anno sono sempre picchiati in una maniera bruscosca, e poi dopo giustamente c'è sempre il rialzo, perché quando hai un mercato come abbiamo avuto l'anno scorso, è ovvio che c'è il fattore che la gente comincia a prendere le perdite appunto per ragioni di tasse. E Sì. poi forse l'altro punto positivo è stato che il mercato obbligazionario, già da un bel po' di tempo, che indica che la Fed sta per terminare, diciamo, questi aumenti di tassi. E quindi, secondo me, quelle sono state le due ragioni. Poi, giustamente, ci troviamo in pieno della stagione degli utili e Giusto. effettivamente, dobbiamo dire che non sono così positivi, però non sono mica tanto male. E quindi, la maggior parte delle società hanno già battuto le stime, anche se qualche società, diciamo, ha preso la cautela nei riguardi delle previsioni, però direi che finora non è così negativa. Certo, quindi ecco, ed è per questo che tu, cioè, metti in collegamento le due cose, tu dici la situazione non è poi così negativa, seppur non brillante, ma insomma questo l'avevamo già messo in conto e quindi torniamo al discorso dei 50 punti base. Ti chiedo intanto se è un tuo auspicio o una tua convinzione relativamente a quello che stai vedendo sui mercati, quindi una sottile differenza. Però dicevo appunto, credi che dovrebbe continuare anche a rialzare in modo più sostanzioso proprio perché l'economia americana regge? L'economia americana effettivamente dà segni di reggere, però nello stesso tempo, se guardiamo i dati macroeconomici, specialmente quello che abbiamo visto oggi, no? Ecco, abbiamo visto le spese di costruzione che sono scese di parecchio, meno 0,4%, il PMI che è sceso ancora di più, quindi questi sono segni che l'economia va verso la recessione. Certo che la recessione sarà leggera, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo, perché diciamo, il mercato del lavoro rimane abbastanza stretto. A proposito del mercato del lavoro, appunto oggi abbiamo visto dall'ADP che il settore privato ha aumentato soltanto Eh 106.000 sì. Certo. nuovi posti di lavoro. Questo è un bel tuffo dal mese scorso. Quindi incominciamo a vedere segni che probabilmente fra non molto vedremo un aumento del tasso di disoccupazione e certamente meno partecipazione, nel senso che sarà difficile a trovare un lavoro perché ci troveremo in recessione, anche se sarà una recessione leggera. Il mercato del lavoro è stato piuttosto molto molto difficile capire, perché è un fenomeno. Io, con tanti anni che faccio questo lavoro, più di 50 anni, non ho mai visto una situazione simile, nel senso che, ecco, abbiamo la Fed che aumenta i tassi,
E il lavoro, il mercato del lavoro rimane fermo, Comunque, forte. sì, non ha risentito, però tu hai parlato di recessione. Allora, io ho parlato anche della reazione, giustamente gennaio è vero, il trend è sempre, diciamo così, positivo dei mercati. Comunque, mercati che hanno iniziato l'anno meglio del previsto. Le previsioni anche macroeconomiche che stanno arrivando in questi giorni ci parlano di una situazione che dovrebbe essere in miglioramento, non solo per l'America, anche per l'Europa. L'Europa è un altro capitolo e adesso magari ti chiedo anche un parere su questo, visto che domani ci sarà anche la Banca Centrale Europea. Però, appunto, ma davvero sono evaporati? Tu hai parlato di recessione, anche giustamente perché ne abbiamo parlato fino a qualche giorno fa. Davvero sembrano evaporati però i timori rispetto a una recessione. Tu credi che invece ci sarà di fatto? Sì, io penso di sì, penso che ci sarà una recessione globale, però ripeto, sarà molto leggera. A riguardo dell'Europa, sì, certo, abbiamo visto alcuni dati macroeconomici in questi giorni che praticamente indicano che probabilmente si potrà evitare una recessione. Però questo è stato anche dovuto al fatto che fino a una settimana o due abbiamo visto la fiducia in Germania arrivare a livelli rispettabili e quindi si parlava che probabilmente la Germania avrebbe potuto mancare a questa recessione. Però ecco, torniamo allo stesso discorso dei dati macroeconomici americani, dove vediamo che i numeri non sono costanti. Quindi questo è il problema, però sottofondo è vero che l'inflazione in Europa sta scendendo, appunto l'abbiamo Certo, visto l'abbiamo visto stamattina, ecco, oggi, certo. l'abbiamo visto stamattina, però l'abbiamo visto anche con i dati americani. Quindi l'inflazione diventa sempre un problema in meno, però giustamente rimane ad alti livelli. E quindi Assolutamente, infatti oggi abbiamo visto i dati pubblicati dall'Eurostat, inflazione ancora in calo, partivamo da 9,2, siamo arrivati a 8,5, bisogna dire che sono stati pubblicati, questi dati sono senza quelli della Germania e poi c'è questo mese di gennaio, l'hai detto anche tu, no? Che solitamente è soggetto a una maggiore volatilità, quindi può dare anche dei risultati effettivamente migliori, però di fatto evidentemente anche la ricetta della Banca Centrale Europea sta un po' funzionando. Però Peter, sei d'accordo nel dire che in questo momento ci sono degli scenari completamente diversi, no? Tra l'America e l'Europa. sì, no, appunto, sono simile. Ed infatti c'è una piccola differenza. L'inflazione negli Stati Uniti scende anche perché il prezzo del petrolio scende, no? I prezzi energetici sono molto inferiori di quello che erano 3 o 4 mesi fa, come anche in Europa. Infatti, oggi abbiamo visto appunto l'inflazione transitoria scendere. Però qui negli Stati Uniti ci sono anche alcuni punti strutturali che incominciano a mostrare debolezza e riferisco appunto al settore, al mercato di lavoro, dove vediamo un net calo di introito e quindi vuol dire meno potenza di poter aumentare i salari. Quindi Certo. questo è molto importante. Per 3 mesi abbiamo visto un dato, nel dato degli orari salari scendere. Quindi questo è strutturale ed è molto importante. Questo ancora non l'abbiamo visto in Europa, anche perché è un po' diverso, intendiamoci. Sì. Però vediamo che i prezzi transitori scendono, come anche qui, però qui c'è quest'altro punto che è molto incoraggiante, che cominciamo a vedere una spaccatura, diciamo, nei prezzi, cioè nel livello strutturale. Assolutamente sì.
Ecco Peter, tu in apertura di collegamento hai detto una cosa che analizziamo effettivamente ogni qualvolta le banche centrali si riuniscono. Sarà importante vedere l'atteggiamento di Jerome Powell, no? Anche proprio per capire non tanto cosa succederà in questa riunione, di fatto guardate, sono le 19:52, tra 8 minuti lo sapremo con il comunicato, quindi lo leggeremo insieme, ma soprattutto cosa accadrà nei prossimi mesi, che è la cosa che interessa maggiormente ai mercati, che già da soli scontano le notizie, scontano gli eventi 6 mesi prima di norma, no? Se vogliamo dare un riferimento temporale. Ma tu cosa ti aspetti? Perché c'è chi sostiene che nel 2023 non ci sarà nessuna pausa da questi rialzi dei tassi, invece chi spera anche che ci sia una pausa reale, no? È ovvio che dipenderà molto dai prossimi dati. Diciamo che tutti si stanno muovendo, quindi Powell compreso, si sta muovendo giorno dopo giorno, cioè osserva assolutamente la situazione in crescendo e strada facendo. Però insomma, cosa succederà a tuo parere durante questo Beh, 2023? innanzitutto la pausa ci sarà, penso che siamo tutti d'accordo su questo. Il punto interrogativo, diciamo, sarà se la pausa sarà in questo trimestre o nel secondo trimestre. Quindi questo è il punto. Difatti il mercato obbligazionario, come ho detto, ha già concluso che la pausa è vicinissimo. Ora, se la pausa sarà a marzo, sarà nel secondo trimestre, appunto, questo potrebbe essere il vero market move, diciamo, dei mercati. Però ricordiamoci che i mercati scontano tra 6 e 8 mesi in avanti. Sia il mercato obbligazionario che quello azionario hanno già scontato una recessione abbastanza leggera, e quindi si guarda avanti. Ora, se effettivamente abbiamo ragione che la pausa verrà in questo trimestre, al marzo, io sono convinto che vedremo un mercato molto positivo. L'S&P può benissimo arrivare verso 4.300-4.400 e possiamo vedere il decennale scendere verso 3%. Allora, ovviamente, se le attese fossero confermate, se ci fosse il rialzo di 25 punti base, ma te lo chiedo lo stesso, Peter, i mercati dovrebbero navigare con tranquillità. Se al contrario dovessero esserci sorprese, quindi mi riferisco a un rialzo più massiccio, cioè di 50 punti base, ovviamente non pensiamo più di questo, cosa potrebbe succedere sui mercati? Se aumentano un quarto di punto, succederà nulla, sarà un nullo di fatto. E poi giustamente si pesano le parole, diciamo, sia che sono nel comunicato che di Powell. Se poi invece aumentano di mezzo punto, senza indicare una pausa, se il comunicato, la frase ongoing continua, quello sarebbe molto negativo per i mercati, e possiamo vedere un forte rovescio di quello che abbiamo visto nel mese di gennaio, e probabilmente una discesa verso i minimi che abbiamo visto nel 2022. Sì, beh, certo, assolutamente. Quindi, insomma, se invece ci fossero i 25 punti base, allora lì, come dici tu, sarà molto più importante capire quali sono i messaggi che darà Powell durante la conferenza Sì, stampa. Insomma, appunto. Sì, quello appunto. esatto, cioè diciamo, il modus operandi della Fed. Peter, mentre attendiamo il comunicato, ormai quasi ci siamo e vedo che si stanno collegando sempre più amici, quindi per ora sono silenti, giustamente perché il primo step è alle 20, ora italiana naturalmente, per capire quale sarà la decisione effettiva, ma insomma scriveteci se volete dire la vostra, noi comunque continueremo la diretta. Ti chiedo, l'ho detto anche prima di collegarmi con te, lo hai già insomma fatto intendere dalle tue parole durante la discussione, ma qual è il sentore che si ha, cioè cosa si respira per le strade americane? Ma io diciamo che per il momento il consumatore sembra che continui a spendere, però anche lì vediamo un cambiamento nell'atteggiamento del consumatore americano. Perché ricordiamoci che, come ben sapete, qui negli Stati Uniti il livello di credito è al massimo, gli americani sono indebitati. Questo è il sistema americano.
E poi giustamente il problema è ogni volta che alzano i tassi diventa sempre più difficile, diciamo, da affrontare le spese mensili, cioè parlo appunto delle carte di credito. Quindi se, esempio, 3 mesi fa per sostenere un debito ti costava $100, adesso ti costerà 130, 140. Ora, con altri aumenti che arrivano, e che probabilmente abbiamo ancora non usufruito l'effetto dell'ultimo aumento, questo sarà difficile per il consumatore. A un certo momento il consumatore americano si ritira dalle spese, spende soltanto sul necessario e quindi diciamo che sarà la recessione dei consumatori. Certo, assolutamente sì. Ecco, diciamo che siamo sempre un po' sul chi va là, mi sembra di capire, un po' come il mercato che sta attendendo. Intanto, a proposito di mercati, appunto, intanto manca veramente un minuto e tra poco ci siamo. Gli listini americani sono in negativo, era nelle attese anche questo, insomma, è chiaro che vanno cauti in questo momento. Sì, certo, vediamo che sono, anzi, sono leggermente sotto, Sì. sotto sui massimi di discesa, però ho notato ieri e oggi che l'indice dei trasporti è molto forte. Infatti, se guardiamo l'indice dei trasporti, sono un aumento di più del 2%, quindi questo è un segno positivo, nel senso che appunto si incomincia a guardare post-recessione. Post-recessione. Ok, quindi sì, lo dicevamo poco fa, i mercati sono sempre avanti, quindi guardano già oltre. Quindi a questo punto, come dici tu, se fosse una recessione light, sembra non spaventare troppo a questo punto, se stanno già Sì, guardando oltre, no? secondo me ci potrebbe essere il famoso recessione, come lo chiamano qui, deep recession, dove entri ed esci subito. Quindi non sai nemmeno che ti trovi in recessione. Sì. Beh, probabilmente se così fosse, no, io seguo assolutamente il tuo ragionamento perché di fatto, non a caso ti ho chiesto cosa si respira per le strade, forse la stiamo già anche vivendo questa recessione, però essendo, come dire, più leggera, probabilmente ne usciremo. Ecco, allora, intanto 4,75% nelle attese, rialzo di 25 punti base, Ecco, possiamo. 25, Esatto, quindi esatto. ecco, 25 purtroppo non vedo il comunicato, quindi non Adesso lo posso. andiamo a vedere, adesso lo andiamo a vedere insieme, naturalmente. Ecco qua, 25 punti base e lo aggiorniamo, stiamo facendo tutto in diretta. Eccolo qui, adesso apriamo e lo leggiamo almeno l'inizio e naturalmente adesso datemi un attimo di tempo perché chiaramente è in inglese, ma lo facciamo immediatamente, lo aggiorno anche da questo PC. Comunque, 25 punti base, Peter, insomma, quello che i mercati e gli analisti si attendevano. Intanto un flash su questo e poi leggiamo l'inizio del comunicato. Sì, certo, però diciamo, non so, non posso leggerlo da qui, però quello che è importante è se c'è la frase ongoing. Quindi se c'è la frase ongoing vuol dire che probabilmente la Fed aumenterà ancora altre 2 volte e vuol dire che la Sì, fine c'è, te degli aumenti. lo confermo, Peter. Guarda, lo sto leggendo adesso, poi lo leggo da capo, però ti confermo che c'è la parola ongoing. Quindi questo significa che continuerà così la Fed. Sì, certo, e quindi vediamo che il mercato non è così gioioso a riguardo di questo comunicato. Adesso bisogna vedere le parole di Powell, perché giustamente di là possiamo avere un indizio un po' di più di quello che leggiamo nel comunicato. Certo, assolutamente sì. Adesso lo leggiamo anche insieme, almeno vediamo l'inizio con te, Peter, poi dopo ti Però saluto. vorrei precisare Sì. che i rendimenti scendono e Sì. sono quasi verso i minimi della giornata, mentre il mercato azionario praticamente è quasi sono ai stessi livelli del preannuncio. Ok, al momento quindi non c'è stato come dire, un Senza cambiamento totale. direzione, niente. Ok, allora guarda, parto proprio dalla frase che volevi mettere in evidenza tu, Peter, questo, cioè c'è scritto proprio il comitato
lo anticipa, i continui aumenti della fascia obiettivo saranno appropriati per raggiungere una posizione monetaria politica sufficientemente restrittiva da riportare l'inflazione al 2% nel tempo. Quindi questa dove c'è la famosa parola che diceva Peter, ongoing, quindi grazie per l'indicazione, siamo andati a prenderla subito ed è quello che diceva Peter. Leggiamo l'inizio del comunicato, almeno da dove la Fed parte Certo. per... Sì, dimmi Peter. Sì, ecco, il fatto che appunto ribadiscono l'inflazione al 2%, è ovvio che quello è una politica loro che devono mostrare di essere fermi, cioè che la battaglia contro l'inflazione deve continuare, però loro sanno benissimo che quest'anno, forse nemmeno nel 2024 e forse nel 2025, non vedremo l'inflazione al 2%. Questo Certo. è quasi certo, però ripeto, bisogna vedere adesso le parole di Powell se riusciamo a capire se effettivamente la pausa verrà a marzo o a maggio. Certo, esatto, quando ci sarà la famosa pausa di cui parlavamo? Guarda, come dicevo, leggo con te l'inizio, poi ti saluto Peter. Allora, torniamo sul comunicato. Parte così, indicatori recenti, quindi si riferisce naturalmente a quello che dicevamo poco fa, agli indicatori macro. Powell è sempre stato chiaro, analizzeremo di volta in volta la situazione macroeconomica per capire dove e quanto sta reggendo, dove si sta dirigendo l'economia americana e quanto sta reggendo. Allora, andiamo, eccolo qua, il comunicato, indicatori recenti indicano una modesta crescita della spesa e della produzione, i guadagni di lavoro sono stati robusti negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso, quello che dicevamo anche poco fa con Peter Cardillo. E poi ancora l'inflazione, ecco qui naturalmente la parola inflazione compare alla seconda riga, è diminuita in qualche modo ma rimane lo stesso elevata. E poi subito dopo parla della guerra contro della Russia contro l'Ucraina che sta causando enormi difficoltà umane ed economiche e sta contribuendo naturalmente all'incertezza a livello globale. Il comitato è molto attento ai rischi di inflazione e poi c'è la frase che dicevamo poco fa più sotto che continuerà, insomma, e qui naturalmente la decisione di alzare i tassi di 25 punti base e poi appunto di proseguire in questa politica monetaria. Allora, Peter Cardillo, grazie davvero per la tua collaborazione, per l'aiuto che sempre ci dai, per capire un po' anche quello che sta succedendo realmente. Ci sentiamo presto sulle fonti TV, ti auguro un buon lavoro, una buona giornata. Grazie, buona serata. E oggi sarà una giornata intensa e anche domani con la BCE. Quindi tra poco continueremo a leggere il comunicato e andremo a vedere anche graficamente cosa sta accadendo sul fronte delle valute, mettendo un po' in relazione tutti questi concetti, tutti questi segnali che ci arrivano. Però appunto lo abbiamo visto, insomma, è stato molto chiaro la Fed, nel senso che continuerà in questa fase restrittiva. La cosa importante sarà capire cosa Powell dirà rispetto ai prossimi mesi. Una pausa, almeno secondo il mio primo ospite, Peter Cardillo, ci sarà, ma bisognerà capire quando. Anche il timing, anzi soprattutto il timing in queste fasi è determinante e importante, insomma, quindi lo vedremo insieme. Allora, intanto vediamo appena abbiamo il prossimo ospite di avere un commento anche da lui. Voi se volete scriverci, siete in tantissimi collegati con noi questa sera, quindi se volete commentare a questo punto cosa vi aspettate, quale sarà la reazione dei mercati, intanto l'America rimane sempre in territorio negativo, gli indici americani. Saluto Saverio Berlinzani, sono molto contenta di averti con noi questa sera. Saverio, bentornato. Ciao Manuela, buonasera a tutti, è un Ciao. piacere mio, grazie. Allora, tra poco andremo a vedere anche graficamente cosa sta succedendo. Ti chiedo se ti attendevi realmente questo rialzo di 25 punti base, se ti aspettavi qualcos'altro e soprattutto se è la mossa giusta a tuo parere. Ma allora, non mi aspettavo nulla di diverso, il mercato scontava praticamente un rialzo di 25 basis point. E sembrava normale a tutti questo movimento. Ora è chiaro che dipenderà molto dalle parole di Jerome Powell. Fino adesso il movimento non c'è stato sul mercato, il mercato rimane abbastanza tranquillo. Vedremo se Jerome Powell confermerà quello che si dice in giro oppure sostanzialmente tenderà ad essere ancora hawkish sui tassi. La sostanza è che nel comunicato si legge che
l'inflazione rimane ancora un pericolo, nonostante il mercato del Vero. lavoro sia ancora robusto. Quindi, ora io non so giudicare se sia un bene o un male. Credo che molti all'interno del mercato, molti analisti, molti osservatori stiano dando per scontato un soft landing che non è per nulla certo. Se andiamo a guardare e andiamo ad analizzare i rendimenti dei titoli di Stato decennale, il 3 mesi, e vediamo come la curva sia invertita, la curva del differenziale dei rendimenti. E questo Sì. è un qualche cosa che dovrebbe far presagire, visto che su 8 recessioni che ci sono state, 8 volte, per ben 8 volte, le curve dei rendimenti si erano invertite. Questo dovrebbe farci pensare che potremmo anche vedere un qualcosa di più di un soft landing, che è quello che spera la banca centrale. Però devo dire anche che Jerome Powell credo sia stato premonitore, perché è sempre stato hawkish sui tassi, ha sempre detto che continuerà ad alzare i tassi e l'inflazione è un pericolo. Quindi è il mercato che sta anticipando un qualcosa che molto probabilmente potrebbe anche non accadere. Quindi la situazione è molto complessa, perché abbiamo i banchieri centrali che sono prudenti, dall'altra parte il mercato che invece è inappetito al rischio e continua a comprare borsa e vendere dollari. Esatto, c'è un po' un doppio binario, mi sembra, no? Quasi Saverio, potremmo definirlo così, in questo caso, cioè ci si muove sempre un po', distaccati. Allora, intanto riprendiamo il comunicato, Regia, andiamo pure, sul comunicato, vediamo un po' di leggere le parti più importanti, le commentiamo con Saverio e poi andiamo a vedere anche a partire dall'euro-dollaro cosa sta succedendo graficamente. Allora, intanto qui c'è scritta, c'è messa nera su bianco la decisione, il comitato cerca di raggiungere la massima occupazione e inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi, ecco qui, il Comitato ha deciso di innalzare l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali dal 4,5 al 4,3, insomma di 25 punti base, per tradurlo, come dire, nella nostra lingua italiana più chiara per tutti. E poi ancora, il Comitato lo anticipa, quello che abbiamo letto prima, anche con la famosa parola del continuum, diciamo così, rispetto alle decisioni restrittive, il Comitato lo anticipa, i continui aumenti della fascia da raggiungere saranno appropriati proprio per tornare a una posizione monetaria sufficientemente, allora la politica, scusate, sto traducendo in diretta, una politica sufficientemente restrittiva da riportare l'inflazione al 2% nel tempo, e ribadisce naturalmente questo concetto. E poi ancora, nel determinare questi futuri obiettivi e incrementi, il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, e anche, è forse un po' quello che dicevi tu, Saverio, adesso, i ritardi con cui la politica monetaria influisce sull'economia, sull'attività economica e l'inflazione e gli sviluppi economici e finanziari. Insomma, come dire, non solo la Fed ci sta dicendo che si terrà conto passo dopo passo di quello che succederà a livello economico, ma soprattutto di con che, diciamo, timing anche, no? Gli effetti vengono percepiti dal mercato, è così più o meno, no? Ci sta dicendo questo, Saverio. Sì, assolutamente, ma bisogna dire che gli ultimi dati americani comunque mostrano una certa resilienza, questo va detto. Cioè, c'è stato un calo rispetto a ottobre dei principali aggregati macro, però la sostanza è che molti sono ancora, ci sono per esempio alcuni PMI che sono addirittura sopra 50, quindi c'è una questione che secondo me è dibattuta. Il mercato vede i dati ancora abbastanza forti, almeno in alcuni settori, il mercato del lavoro per esempio. E quindi è fiducioso che ci sarà solo una soft landing nell'economia, ma probabilmente Jerome Powell vuole dire che gli effetti di questi rialzi consecutivi dei tassi, ben 4 da 75 basis point e 1 da 50, potrebbero avere degli effetti ritardati. E se Certo. andiamo a vedere le curve dei rendimenti, il 6 mesi è quello che rende di più nel titolo di Stato americano, il 4,85%, quindi una sostanza che forse molto probabilmente la recessione potrebbe scatenarsi, diciamo, dalla fine del primo trimestre in avanti, e questo lo vedremo. Certo è che il mercato sta scommettendo su uno soft landing che, a guardare determinati aggregati macro e a guardare i mercati finanziari, sulle obbligazioni, sui titoli di Stato, potrebbe essere un qualcosa di estremamente differente rispetto alla narrativa del mercato. Certo. Ecco, questa difficoltà io credo che si percepisca poi nell'andamento dei mercati, dei cambi, per esempio con un euro-dollaro che continua a guadagnare terreno e da 0,9520 del 26 settembre è salito a 1, ormai 1,10, 1,940. Quindi stiamo parlando di 19% di movimento, che è tantissimo, nel Ah, sì. 15% di movimento, scusate, che è tantissimo per un tasso di cambio in 4 mesi. Quindi staremo a vedere. Certo è interessante, perché questo
questa narrativa rispetto alle dichiarazioni bancarie centrali è qualcosa che secondo me stimolerà la volatilità sui mercati Ecco, stessi. resto ancora un istante sul grafico euro-dollaro, naturalmente ti ho seguito mentre parlavi, poi torniamo e leggiamo il resto del comunicato per avere una visione completa prima di ascoltare le parole di Jerome Powell e soprattutto la cosa che mi incuriosisce sempre, quali saranno le domande più frequenti e centrali dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Dove si spingerà secondo te il cambio euro-dollaro? Dove potrebbe spingersi con... Visto che insomma, tu analizzi i dati macroeconomici e con le politiche delle banche centrali, poi vediamo anche cosa ti aspetti dalla Banca Centrale Europea domani. Dove può arrivare questo, il cambio? Ma allora c'è un punto chiave a 1,0950, 1,0960. Dovessimo rompere quel livello, i target sono a 1,115,5. Quindi attenzione perché quelli potrebbero essere livelli di lungo termine, di medio termine, quindi parlo di un mese e mezzo. Con obiettivi anche a 1,11,50. Potrebbero poi seguire eventuali correzioni, ma se dovesse rompere 1,11,50, che tra l'altro è la media a 200 settimane, quindi un punto estremamente importante, beh, torneremo in una fascia che potremmo addirittura riparlare di 1,20-1,22. Però io direi che è assolutamente prematuro, anche perché non credo che l'Europa navighi, anche se adesso sembra stare un po' meglio rispetto a prima. Non credo che se arrivasse la recessione negli Stati Uniti non arriverebbe anche in Europa, No, quindi penso certo. che anche l'Europa ne risentirebbe anche pesantemente. Direi di sì, al di là del fatto che l'America è il faro, ma insomma la situazione regge di più per ora almeno, così ci dicono gli indicatori, poi è tutto da stabilire, da vedere, però insomma la situazione in America è un po' più limpida, ecco, mettiamola così, anche se in certe situazioni un po' di ombre ci sono anche lì, visto il periodo. Allora, torniamo sul comunicato e allora andiamo a leggere la parte finale, dove la Fed continua a insistere sul ritorno al 2%, l'obiettivo insomma di inflazione, questo è chiaro, però mi pare che in questo comunicato stia insistendo un po' di più. Allora, il comitato lo farà, si sta riferendo ancora a quello che farà a livello di politica monetaria, continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del tesoro e titoli di debito di agenzie, titoli garantiti da ipoteca di agenzie, come descritto nei suoi piani precedentemente annunciati, quindi conferma un po' le questioni che aveva già messo sul tavolo nelle scorse riunioni. Il comitato, ecco qui la frase ancora che ribadisce quello che vuole fare, il comitato è fortemente impegnato a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%. E poi viene detto che continuerà a monitorare quello che dicevamo poco fa, le implicazioni e le prospettive economiche e il comitato è disposto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria in modo appropriato qualora emergano rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento delle finalità del comunicato. Insomma, quindi terrà conto, si dice, di una ampia gamma di informazioni, questo è chiaro. Insomma, sta dicendo sostanzialmente Saverio che se i rialzi dei tassi dovesse penalizzare ancora di più l'economia, insomma, verrà preso in considerazione evidentemente un'altra strada. Ecco, però questo ovviamente ti faccio commentare questo, però ti chiedo, tu sei del parere che una pausa ci sarà quest'anno e secondo te quando potrebbe esserci? Il timing sappiamo molto bene quanto conti, insomma, in queste situazioni. Allora, nel comunicato si legge anche che la Fed controllerà l'inasprimento cumulativo. Cosa vuol dire? Andrà a vedere quanti tassi, quante volte ha rialzato i tassi e quelli che potrebbero essere gli effetti poi di lungo termine. Ricordiamoci che l'inflazione su base annuale è ancora 6,5%. Se andassimo a vedere il dot plot, che è sostanzialmente quella tabella che poi dopo i vari governatori, i vari funzionari del FOMC, del Federal Open Market Committee, compilano con le proprie previsioni sui tassi di interesse, sugli aggregati macro, ebbene, l'inflazione al 2% dovrebbe tornare nel 2025. Quindi se loro vogliono arrivare al 2% nel 2025, evidentemente con questo ritmo dovrebbero alzare ancora di 2-3 punti percentuali e non credo che sia sostenibile per un mercato che si avvierebbe a un hard landing, non a un soft landing. Però è altrettanto vero che Jerome Powell è stato molto chiaro nel dire, e anche altri funzionari lo hanno confermato, che dopo questi rialzi, anche quando dovesse essere raggiunto un pivot, poi ci sarà un lungo periodo con i tassi fermi al 4,75%. Quindi questi tassi alti comunque penalizzeranno, credo, la congiuntura economica. Quindi bisogna fare attenzione, in Europa è addirittura peggio, in Inghilterra l'inflazione è ancora su base annua,
tra il 9 e il 10%, mentre negli Stati Uniti è il 6,5%, Sì, non sì, assolutamente. Beh, poi in questo momento, insomma, una situazione ovviamente a sé stante, quella della Gran Bretagna, insomma, abbiamo indicatori macro che non lasciano ben sperare che l'economia possa riprendersi oltre. Appunto, domani ci sarà anche la Bank of England. Ti chiedo solo cosa ti aspetti dalla Banca Centrale Europea domani, Saverio, e poi ti saluto. credo 50 punti base, noi avevamo 4,50, 3,50 e 2,50, avremo 4,75, 4% e 3%. Questo sarà, diciamo, lo schema e la scala dei tassi di interesse Stati Uniti, UK ed Europa. Quindi domani mi aspetto 50 punti base e dichiarazioni hawkish verso i tassi, perché comunque l'inflazione in Europa è rimasta alta. Oggi è Eh uscita sì. l'inflazione italiana ancora al Sì. 10,1%, Beh, quindi ben al in di Europa sopra di siamo quello. all'8, insomma, sì, è calata, ci mancherebbe, si sta un po' raffreddando, però siamo ancora sopra l'8%, certo. Eravamo in doppia cifra, quindi analizziamo anche gli aspetti positivi, però c'è ancora molta strada da fare, questo è chiaro. Grazie Saverio Berlinzani, ti lascio al tuo lavoro, immagino che sarà una serata dedicata alla Fed e domani alle altre banche Certamente. centrali. Grazie per essere stato con noi e dell'aiuto che ci hai dato. Buona serata. È stato un piacere, arrivederci Grazie, alla grazie prossima. Saverio. E allora noi ci separiamo per una breve pausa di pubblicità, però torniamo tra pochissimo con Jean Ergas che resterà con noi anche per la conferenza stampa, ci dà una mano a cogliere le sfumature del discorso di Powell, così possiamo subentrare meglio, entrare meglio un po' nel dettaglio. Voi restate con noi, grazie anzi per esserci, scriveteci se volete e analizzeremo insieme tutto quello che arriverà. A tra poco.